I ragazzi del Cassata Gattapone saranno coinvolti a partire da aprile, ma già questa mattina hanno avuto modo di incontrare Maria Giuseppina Pacilli, docente di psicologia sociale e di comunità presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia. Sarà lei a farli lavorare ad un progetto dal titolo Stereotipi di genere, per imparare a destrutturare degli schemi culturali che troppo condizionano la visione e la relazione tra uomini e donne. Oggi l'attenzione è alta contro la violenza sulle donne, 25 di novembre, giornata internazionale per dire no a questo fenomeno purtroppo secolare e trasversale, ma in realtà la Commissione Pari Opportunità del Comune di Gubbio, che ha proposto questo incontro, lavora tutto l'anno ad iniziative di educazione e riflessione. Basti pensare che in Italia una donna su tre è vittima di violenze fisiche o sessuali o economiche o psicologiche, e non è affatto trascurabile anche la cosiddetta violenza assistita, quella cioè che vede i bambini traumatizzati dal clima familiare respirato. L'idea è quella di lavorare sul contrasto alla violenza contro le donne in un'ottica non tradizionale, nel senso che spesso quando si parla di violenza sulle donne si immagina una violenza fisica, ma in realtà la violenza può manifestarsi in tante forme. L'idea è quella di mettere i ragazzi nella condizione di riflettere attivamente sul modo in cui i media trasmettono determinati messaggi rispetto ai ruoli femminili e ai ruoli maschili. Quindi faremo un lavoro attento a partire dalle pubblicità, a partire dai film, a partire dai videogiochi, quindi attraverso tutta una serie di canali comunicativi proveremo a riflettere sul modo in cui la violenza passa attraverso appunto forme non direttamente leggibili. La violenza può essere descritta anche attraverso la presentazione delle donne da un punto di vista di immagini come degli oggetti sessuali. Nel momento in cui descrivo, racconto, rappresento le donne alla stregua di oggetti, io sto comunicando che non sono esseri umani e quindi in virtù di questo posso agire violenza nei loro confronti senza sentire di